A Mariupol resistono gli ultimi ucraini nella morsa dei russi, colpita ancora la regione di Kiev, missili su Kharkiv, morti e feriti. È una Pasqua di guerra, dice Papa Francesco, e all'Urbi et Orbi lancia un potente appello: basta mostrare i muscoli, si scelga la pace. Draghi, giusto mandare armi all'Ucraina, sua resistenza eroica e sul governo, abbiamo fatto molto, ora andiamo avanti senza dividerci. Imprenditore lombardo dà bonus di 1.500 euro ai suoi 45 dipendenti e il mio regalo contro il caro vita. Pienone nelle città d'arte, lunghe code ai musei, da Venezia alla costiera amalfitana, il boom di turisti, tanti anche in spiaggia, temperature in calo ovunque, ma a Pasquetta ci sarà il sole. Buonasera e buona Pasqua dal TG1, Pasqua di guerra, ha detto Papa Francesco nel suo messaggio Urbi et Orbi. Le festività non hanno fermato le armi sul terreno, la battaglia di Mariupol sembra ormai destinata ad una sanguinosa conclusione per la resistenza ucraina. La periferia della capitale Kiev è stata nuovamente colpita e a Kharkiv i bombardamenti hanno causato morti e feriti, una situazione in cui risuonano ancora più forti le parole del Santo Padre, che davanti a 100.000 fedeli invoca la pace e richiama la responsabilità ai leader. Ma sentiamo un passaggio del suo discorso. Si smetta di mostrare i muscoli.